ricordate che il concetto di work-life balance è nato alla fine degli anni 70? Ecco, in questa stagione vedremo come e perché trovare equilibrio tra lavoro e vita privata sia ancora essenziale ai giorni nostri, non solo per le persone ma anche per le aziende. L'assenza di work-life balance causa una condizione di stress che può portare a difficoltà di concentrazione, una sensazione di forte sovraccarico, disturbi del sonno e anche irritabilità. Coltivare una cultura dell'empatia, ossia partire dal presupposto che ogni persona ha esperienze, impegni e personalità differenti ed è motivata da situazioni ed esigenze diverse.